Allora, tornammo con Metroid Prime. Avevamo preso tutti i sigilli nella parte scorsa. Cioè, non è che abbiamo preso tutti nella parte scorsa, nel senso. Nella parte scorsa abbiamo finito di prendere tutti i sigilli. E adesso stavamo andando via dalle miniere, perché dobbiamo andare alla superficie Talon, dove affronteremo gli ultimi boss. Qui uso raggio gancio, ma potrei anche non usarlo, perché adesso che... Aspettate un attimo. No, mi sembrava che si potesse passare qua sotto con la morfosfera, invece. Devo aver visto male. Vabbè. Ascensore per grotte Magmoor. Ah, fladalai. Non è che sta bene con la tuta nera. Bellissima. Grotte, ma... Ok. Qui. Wey. Allora. Andranno a sud, se invece continuiamo arriviamo a direttamente superficie Talon. Allora sì, dai, continuiamo. E in mezzo a col ai colpi dei nemici mi faccio strada. Girati da. Ok. Qui abbiamo preso il raggio plasma e mi ricordo benissimo per quello stupido bug. Mo' ricorderò per sempre. Qui per fare prima ci avvaliamo dell'uso del raggio gancio. Wow, sto per cadere. Salta! Non c'ho voglia di aspettare che il fuoco finisca. Ecco, ho perso uno di vite esatte. Qui ci infiliamo qua dentro, usiamo l'arachno, l'arachno spera. Ce l'abbiamo fatta, ecco l'ascensore per superficie, per la superficie Talon. Ormai ci siamo, questione di due o tre parti. Ok, voilà. Dobbiamo andare nel Tempio dei Sigilli. Ecco, non so se ve l'ho già detto agli inizi del walkthrough, però se all'inizio, se quando entrate nel Tempio dei Sigilli per le prime volte, non riuscite a trovare subito tutte e 12 iscrizioni, è normale. Perché all'inizio non avete già tutte e 12 iscrizioni che vi dicono dove sono tutti i sigilli. Però dopo che avete un sigillo, in teoria lo dovreste consegnare al tempio e il tempio vi rivela la posizione di un nuovo sigillo. Io per niente vado a consegnare tutti quanti adesso. Quindi questa qui dovrebbe essere la dodicesima volta che vado al tempio dei sigilli, invece è la seconda, perché tanto avevo già tutte le iscrizioni, quindi non so se sono chiaro, penso di no, però. Vabbè, penso. Tanto che siamo qui da navicella, salviamo e ci ricarichiamo tutti i missili. Vuoi salvare? E certo, sennò perché sono entrato qui secondo te? Perché mi faceva comodo? Anche. Adesso al Tempio dei Sigilli incontreremo il prossimo boss. Che può essere considerato il penultimo ma anche il terzo ultimo. Capirete più avanti perché. Beh, più avanti. Non che manchi tanto alla fine del gioco.
Apriti, apriti. Ok, eccoci tornati al Tempio dei Sigilli. Ora consegniamo tutti i 12 sigilli. Quindi, in teoria, adesso potremmo entrare nel cratere e sconfiggere il grande veleno. Ma prima, questo è un pezzo che la maggior parte delle persone fa innervosire un casino, perché poi noi, cioè io, con grande fatica, no? Ho raccolto i 12 sigilli, quindi mi aspetto una ricompensa, no? Invece adesso, guardate chi arriva. Eccolo. È Meta Ridley. E bastardo com'è, guardate che cosa fa. Arriva proprio dove siamo noi, proprio adesso tra l'altro. E... Ci rompe il tempio. Quindi adesso apparentemente non possiamo più entrare nel cratere e non possiamo più sconfiggere il grande veleno. In realtà poi possiamo. Intanto dobbiamo affrontare Meta Ridley. Intanto mi preparo il raggio plasma, che è il raggio più forte che abbiamo, anzi che cacchio sto dicendo. Raggio energia, così posso usare i super missili. Oh. Beccato in pieno. Oh. Ecco, lui toglie un bordello di vita. Anche solo toccarlo fa male. Quasi, quasi, sì, insomma, quasi preso. Beh, comunque con due super missili ne ho già tolto poco. Adesso lui vola in lontananza. Spostiamoci perché ci lancia delle specie di bombe. Dobbiamo aspettare che risalga. Ok, preso. Il suo punto debole è quella specie di pallina che ha allo stomaco. Cioè non è una pallina, quell'area colorata che è in mezzo allo stomaco. Quello è il suo punto debole. Cioè è il suo unico punto vulnerabile, solo lì possiamo far male. Tra l'altro abbiamo anche ripreso tutta la vita, guarda che figo. Oh merda. Vieni draghetto. Ho una cosuccia per te. Uè, non ti cazzare. Immaginate che lo prendo. Sarebbe troppo figherrimo. Oh. Aia. Preso. Uè. Manco Call of Duty vedevo così tanta furia. Maledetto. Dove sei? Eccoti lì. Mirato. Dai. Abbiamo già tolto più di metà vita. Non pensate che lo scontro sarà sempre così facile, eh? Più avanti diventerà più difficile. Uè. Dove sei? Ah, che peccato. Maledetto. No, ti ho preso lo stesso, che culo. Aia. Bastardo. Ho sbagliato. Dai, risali. Non dovrebbe mancare molto alla seconda parte dello scontro. Anzi, non è che abbia più tanta vita, eh. Vabbè, meglio così. Adesso è più facile. Allora, ho 62 missili. Tanto nella seconda parte dello scontro io non userò i missili, perché tanto... Ho anche ripreso tutta la vita. Bellissimo, lui ha meno di un terzo di un quarto di vita e io invece ne ho tutta. Questo significa che sicuramente vinceremo noi. Cioè vincerò io, perché parlo sempre più raro. Yeah. Peccato.
Adesso gli si bruciano le ali e quindi non può più volare. E quindi lo scontro si svolgerà a terra. Adesso non faremo più in tempo a usare i supermissili, userò il raggio plasma. Allora, lui il suo punto debole lo tiene basso, quindi la cosa che dovremmo fare è sparargli in bocca. Noi gli faremo male, però bisogna sparargli in bocca perché è così il gioco. Ok, quando fa così bisogna schivare all'ultimo secondo, mamma mia. Dopo che avete sparato, beccate a raffica sul punto debole. Ecco, questa è la sua mossa preferita. Aia. Anche questa. Sono qua, scemo. La bocca. Sì, punto debole. Beh, questa parte dello scontro è più noiosa, più lunga. Aia. Punto debole. No, no, volevo vedere se col missile toglievo di più, invece togli praticamente come un colpo di raggio plasma. Sembra che non lo sto beccando, invece è che lui è resistentissimo. Credo proprio che riuscirò a finirlo in questa parte. Forse sì, forse no, non lo so. Che cacchio faccio i missili? Uè, l'ho bruciato. Uè, l'ho beccato. Aia, mi ha preso in pieno. Dai, non ha molta vita, forse riesco a batterlo in questa parte. Aia. Non riesco a beccarlo in bocca. Perché c'ha la boccuccia piccolina, no? Lui è grande e grosso, ma ha la boccuccia piccolina. Beh, insomma. Diciamo che da lontano è piccolina. Ok. Aia. Dritto al punto debole. Dai, ormai è questione di poco. Non so neanche se si può dire questione di poco. Ma comunque, cioè, nel caso lo state chiedendo, non è lui il grande veleno, non è lui il boss finale. Dai, e vai, battuto. Stiamo pure in tempo col video. Fra poco vi saluto pure. Yeah. Adesso il tempio colpisce Ridley. Dritto al suo punto e lui cade giù. Che magari sia morto, no? Speriamo. Che bella musichetta che c'è. Di sicuro non la sentite voi. Comunque, questi sono gli spiriti Chozo, non vi preoccupate, non sono i soliti cattivi. Non sono spettri, sono spiriti. Ogni spirito ha il sigillo che abbiamo raccolto, quindi alla fine possiamo entrare lo stesso. Perché il potere magico dei sigilli è rimasto. Mamma mia, che poetico che sono. Comunque entreremo nella prossima parte, quindi adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima parte del Metroid Prime. Ciao!